d'accordo con la conferenza delle regioni, con le regioni che sono molto attive, si sta lavorando molto su questo cosiddetto turismo lento, il turismo dei borghi, il turismo della nostra bella Italia magari ancora poco conosciuta, e abbiamo dei progetti specifici che vogliamo portare avanti e portiamo avanti insieme, dai parchi storici alla cantieristica, al cicloturismo, insomma c'è tanto da fare, però anche tanto entusiasmo. La sinergia tra governo e regioni anche nel campo del turismo deve essere sempre più stretta. Ma devo dire, ringrazio il ministro Garavaglia, perché rispetto alle bellezze e alle specificità dei nostri territori, riuscire a fare sistema con le diversità che sono un valore aggiunto del sistema nazionale che possiamo presentare al mondo, possiamo valorizzare le opportunità per lo sviluppo dell'impresa, della ricchezza, del lavoro legato al turismo. Quindi l'opera che sta facendo il ministero è fondamentale per cercare di creare questa regia dove ogni attore mantiene il suo protagonismo, ma si riesce a presentare il modello Italia nei contesti internazionali. Sì, i numeri sono molto positivi, c'è in particolare grande voglia da parte degli americani di tornare in Italia. Ero settimana scorsa a New York, abbiamo parlato con gli operatori, con i tour operator americani, e sono entusiasti di poter tornare in forza nel nostro paese. Quando i percorsi sono condivisi sono anche più veloci nell'attuazione e sono penso anche più efficaci, perché ognuno con le rispettive competenze e sensibilità riesce a mettere in campo misure specifiche molto efficaci.